Passiamo ora agli anni 50, un decennio che ha visto come protagonisti altri grandi portieri italiani. A mio avviso questa decade ha visto soprattutto la rivalità tra due grossi portieri come Lorenzo Buffon e Giorgio Ghezzi, il cui dualismo ha caratterizzato tutto il decennio. Lorenzo Buffon, portiere del Milan, era un cugino di secondo grado di uno zio di Gigi Buffon, attuale portiere della Juve. Era un portiere che abbinava spettacolarità e concretezza. Era dotato di fisico importante, era alto quasi 1,90 m. Era quindi un portiere molto completo che peccava solo un po' nelle uscite e anche nella continuità di rendimento, in quanto a volte era incline all'errore gratuito. L'unica grande pecca di Buffon è stato il rapporto con la nazionale, infatti ha esordito con la nazionale abbastanza tardivamente, all'età di 28 anni, quando all'incirca da 20 anni era già grande protagonista con il Milan, ebbe anche un rapporto infelice con Gippo Viani, direttore tecnico del Milan, che spesso gli preferiva un portiere meno dotato come Soldan. Va ricordato un fatto, diciamo, di gossip, in quanto Buffon in quegli anni fu molto famoso per aver avuto una storia con Eddie Campagnoli, famosa valletta di la Sera Doppia. Giorgio Ghezzi, invece, rispetto a Buffon, era un portiere meno elegante, forse, però più acrobatico e spettacolare. Era un portiere veramente che non aveva paura di nulla, che usciva a valanga sui piedi degli attaccanti avversari, e per questo era un portiere molto adatto al VM, al sistema. Per questo fu soprannominato Kamikaze, in quanto era proprio specialista nell'uscita a valanga sui piedi degli avversari, dove travolgeva tutto, pallone, avversario, compagno di squadra. Anche Ghezzi, però, come Buffon, aveva una certa discontinuità di rendimento. Inoltre, denunciava qualche limite sul fianco sinistro, dove non riusciva a buttarsi con uguale disinvoltura come faceva a destra. Da notare che Ghezzi e Buffon, alla fine del decennio, all'inizio degli anni 60, si scambiarono di maglia. Infatti Buffon passò dal Milan all'Inter via Genova e Ghezzi fece il viaggio all'inverso dall'Inter al Milan, sempre passando via Genova. E quindi Ghezzi, rispetto a Buffon, ebbe più fortuna nel finale di carriera, in quanto si laureò campione d'Europa a Wembley nel 1963 con il Milan, chiudendo così, diciamo, al meglio la sua carriera. Mentre Buffon con l'Inter riuscì solo a vedere il primo anno, diciamo, del ciclo vittorioso di Elenio Herrera, che poi gli preferirà Giuliano Sarti. Un altro portiere che va citato in questo decennio, a mio avviso, è Giovanni Viola della Juventus, portiere un po' di tradizione juventina, cioè molto tradizionale come approccio, sobrio, essenziale. Infatti era un pupillo di Giampiero Combi che gli aveva insegnato qualche trucco del mestiere, e la sua specialità era la presa, per questo veniva soprannominato Tenaglia. Viola però ha avuto una carriera abbastanza breve, infatti già a 30 anni perderà il posto da titolare in favore di Matrel e di lì a poco appenderà i guantoni al chiodo. Quindi quella di Viola è una carriera breve ma comunque intensa, che l'ha visto anche protagonista con la nazionale azzurra. Infine, a mio avviso, va citato un personaggio davvero singolare, uno dei portieri più singolari della storia del calcio italiano, un grandissimo talento sprecato. Parliamo di Giuseppe Moro, un portiere veramente forte, secondo quanto si diceva all'epoca, un portiere pressoché completo, dotato di fisico ai tante, ma allo stesso tempo agilità, spettacolarità negli interventi, temerarietà. Era forse un piccolo Yashin come caratteristiche,
Però Moro aveva un carattere veramente contorto ed ombroso che gli segnò letteralmente la carriera. Infatti Moro, a causa diciamo, delle sue bizze, praticamente cambiava squadra ogni anno. Infatti c'erano molte voci a quei tempi che parlava di combine, di risultati che Moro combinava, voci ancora oggi infondate. Moro infatti alternava parate da urlo a papere incredibili, spesso dopo litigi con allenatori, compagni, avversari. Però questo portiere così strano che cambiava di fatto squadra ogni anno vanta un record credo ineguagliato ancora al giorno d'oggi. Infatti Moro nel corso della sua carriera parò ben 46 rigori su 63. Se non è un record, poco ci manca.